Sono intimidatorie, due giorni dopo l'approvazione della legge ci sono state a Roma, non solo a Roma, comunque nel Lazio. E che significa questo? Significa che c'è qualcuno che non accetta il cambiamento e non si rende conto di essere fuori dalla storia. Ci sono state aggressioni, minacce, offese da parte di gruppetti di fascisti, questo sono dichiaratamente, penso che hanno attaccato realtà importanti di questa città che fanno cultura, che fanno iniziative di integrazione, li hanno chiamati pervertiti, io penso che i veri pervertiti siano loro invece.